Allora Peppe, qua poi c'è la sorpresa finale che tutti stanno aspettando. Cosa ci propone alla fine? Ma direi che ho portato una sorta, un pezzetto di Sicilia. Quando si parla di Sicilia si parla di Cassata. La Cassata è una sorta di regina della nostra isola, la regina della pasticceria, ma che a sua volta non vuole dire che noi siamo i più grandi al mondo, ma vuole dire che là dentro c'è la storia di un'isola, c'è raccontata, diventa un po' tutte le dominazioni che abbiamo avuto giù in Sicilia. E vi posso assicurare che sono tante, ne abbiamo avute 13, e là dentro se le andiamo a cercare li troviamo tutte e 13. Bene, la Cassata si abbinerà con rispetto per il territorio con un buon risotto. Questa è una cosa che mi onora da siciliano, questi connubi, questi gemellaggi, chiamiamoli, gastronomici, sono quelli che oggi ci vogliono tantissimo, e spero che prima o poi possiamo avere il piacere di avere il risotto giù in Sicilia, certo. E a quel punto facciamo una kermesse, la storia, portiamo in teatro questo meraviglioso nettare di vino, e noi diremo che appunto oltre la Cassata avremo i cannoli, avremo gli biscotti monacali, avremo non facciamo la stasera cucina a chilometro zero, facciamo la cucina a chilometro 1500, no? Ma guarda, ma secondo me sono 2 chilometri zero. 2 chilometri zero, perché se noi andiamo a identificare un prodotto col territorio, insomma il risotto è il 1500 chilometro. La Cassata è il chilometro zero. Bene. Per allora, noi al contrario, viceversa. Buon lavoro e buona cena. Grazie.